Revelio! Incendio! Revelio! Revelio! Sono io, Garrett. Hai un minuto? Mi stavi chiamando, Garrett? Sì. Visto che mi hai aiutato con la piuma di fu per a pozioni, credo che tu sia la persona di cui ho bisogno. Ti spiego. Ho avuto un'idea per una bevanda ispirata alle api frizzole, ma mi manca uno degli ingredienti principali. Dove lo trovi il tempo per queste cose e i compiti? Ho tempo per entrambe le cose. Le porto avanti da anni. Allora, sospetto che l'ingrediente chiave delle api frizzole siano i pungiglioni di Billywig essiccati. Ho saputo che ce ne sono un po' nella cantina di Mielandia. Lo andrei a prendere personalmente, ma zia Matilda mi tiene d'occhio. Vuole che mi concentri sulla lezione di pozioni, non sui miei distillati. Seguiresti un passaggio segreto fino alla cantina di Mielandia per portarmi un po' di pungiglioni di Billywig essiccati? Affare fatto. Avere una rapida via di fuga dal castello potrebbe sempre tornare utile. Perfetto, grazie. Però sappi che non è esattamente rapido. La cosa utile è che è segreto. Il passaggio è nascosto dietro la statua di una strega orba nel corridoio del terzo piano. Toccala con la bacchetta e di Dissendium. Non potresti farti comprare quei pungiglioni da qualcuno? Non sono in vendita e non si può mai sapere quando la cantina verrà chiusa. Quindi l'unico modo per entrare e uscire è il passaggio segreto. Mi stai chiedendo di derubare un negozio? Santo cielo, non ti sto mica chiedendo di svaligiare la Gringot. Mielandia ne ha in abbondanza e a me ne serve solo qualcuno. È un ingrediente per dolci. Credimi, non se ne accorgerà nessuno. Vedrò cosa posso fare, Garrett. Va bene. Se ce la farai, sarai la prima persona ad assaggiare il mio nuovo distillato. Forse posso convincere Amit ad aiutarmi coi compiti di pozioni. Così mia zia allenterà un po' la morsa. Dovrò procurarmi quei pungiglioni di Billywig secchi se voglio che Garrett termini la sua nuova pozione. Non sarà difficile trovare la statua di una strega con un occhio solo. Sembra la statua giusta. Qual era la parola d'ordine? Revelio! Dissendium! Revelio!
un montacarichi. Ecco come scendere. Però sembra rotto. Riparo! Sembra che abbia funzionato. Revelio! Questo castello non cesserà mai di sorprendermi. Revelio! Incendio! Revelio! Incendio! Leviosa! Revelio! Leviosa! Revelio! Devo riuscire a passare oltre. Incendio! Riparo! Leviosa! Accio! Leviosa! Revelio! Leviosa! Revelio! Incendio! Revelio!
Revelio! Ancora un ultimo sforzo e potrò passare. Reparo! Leviosa! Ha funzionato! Revelio! Questa deve essere l'ultima. Devo trovare il modo di aprire quella porta. Revelio! Incendio! Revelio! Sento odore di dolci. Mulandia deve essere vicina. Mielandia. Sento il profumo di cioccolata. Dove saranno quei pungiglioni di Billywig che servono a Garrett? Revelio! Ho i pungiglioni di Billywig secchi. Devo tornare da Garrett. Chissà come sarà questa sua nuova ricetta. Revelio! Revelio! Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi la polvere volante. Salve di nuovo. Ciao, Garrett. Ho i pungiglioni di Billywig che volevi. Davvero? Incredibile. Felice di averti aiutato. Ecco a te. Fantastico. Non vedo l'ora di iniziare. Di nuovo grazie. Ti farò sapere quando avrò distillato il primo lotto di Frizzo Birra.
Grazie per essere venuto. Il professor Fick mi ha parlato molto bene di te e della tua intraprendenza. Non è sceso nei dettagli, ma mi ha detto che hai trovato un libro di quelli di difficile reperibilità. Quindi mi chiedevo se ti andasse di svolgere qualche indagine per mio conto. Certo, signor Ollivander. Sembra una missione per me. Fantastico! Vedi, circa un secolo fa, una vecchia bacchetta di famiglia scomparve da questo stesso negozio. Era in legno di melo con il nucleo di ali di fata. La mia prozia sospettò uno studente di nome Richard Cornacchia. Al tempo lavorava qui come assistente, ma scomparve improvvisamente. Richard Cornacchia? Come l'uccello. Pare frequentasse spesso la gufferia di Hogwarts. Abbiamo cercato anche lì, ovviamente, ma niente bacchetta. Però abbiamo trovato una serie di statuette simili a delle cornacchie. Sono certo siano un indizio, ma non capisco dove portino. L'ultima volta che lo videro, Cornacchia stava farfugliando qualcosa riguardo a delle pagine e una mappa rubata a Pix. Come puoi immaginare, quel poltergeist non è stato di nessun aiuto. Potrebbe continuare a ispezionare la guferia? Lo vorrei. Ma il preside non gradisce molto che un vecchio costruttore di bacchette si aggiri lì intorno. Come biasimarlo? Inoltre, forse porto avanti la ricerca da troppo tempo. Solo un nuovo paio di occhi e una mente illuminata possono risolvere questo enigma. Quella bacchetta ha qualcosa di speciale. Oh, sì, qualcosa di terribilmente speciale. Ma non è come pensi. La bacchetta non dà poteri speciali. No, niente del genere. Ma il suo ritorno riporterà la pace nel cuore e nella mente degli Ollivander. E quel potere è incommensurabile. Per quale motivo il ladro ha rubato la bacchetta? Credimi, non ne ho proprio idea. Da quanto ho potuto capire, quel tipo pensava di essere un avventuriero. Sempre in cerca di guai. In effetti, dopo la sua scomparsa, alcuni dissero di aver avvistato il suo fantasma a Hogsmeade. Dopo di quello non ho più sentito nulla su di lui. A quanto pare il suo spirito avventuroso ha avuto la meglio. Forse conoscendo il nobile retaggio della bacchetta, pensava che avesse qualche potere speciale. I profani nutrono molti preconcetti sbagliati sull'arte della costruzione di bacchette. Andrò a dare un'occhiata. Mi ha dato molti elementi per proseguire. Oh, hai riacceso la speranza nel cuore di questo vecchio costruttore di bacchette. Il professor Fig aveva ragione. Sei uno studente eccezionale.
Le statue di cui parlava il signor Ollivander devono essere di sopra, con i gufi. Non fate caso a me, gufetti. Sono qui per aiutare un amico. Allora, dove sono quelle statue? Revelio! Ho già visto quelle maniglie. L'incantesimo di appello dovrebbe fare al caso mio. Accio! Ah, niente statuette qui. Ah, questo lo prendo io, grazie. Ah, dei trespoli vuoti. Della giusta dimensione per delle cornacchie. O per delle statue di cornacchie. Tazzo! Devo continuare a cercare. Gli uccelli non soffrono di vertigini. Forse dovrei cercare più in alto. Niente statuette qui. Vuoto. Devo continuare a cercare. Faccio! Niente statuette qui. Buono. Ah, che bella sorpresa. Revelio! Niente male. Revelio. Che succede? Incredibile! Qualcuno ha risolto il mio rompicapo dopo tutti questi anni. Ben fatto, davvero! Buone notizie! Se hai qualcosa da nascondere, hai trovato il posto perfetto. Richard Cornacchia, al tuo servizio. Quel Richard Cornacchia? Il signor Ollivander aveva ragione e rivuole la sua bacchetta di famiglia. Oh cielo! Mi ero dimenticato di quella bacchetta. Purtroppo non ce l'ho qui con me. Deve essermi caduta quando sono stato decapitato in quella caverna. Oh, è stata pura follia seguire quella mappa. Quale mappa? Una cosa ridicola. L'ho trovata su alcune vecchie pagine ingiallite che Pix aveva sgraffignato. Volevo far colpo su una ragazza, ma questa è un'altra storia. Quindi, hai rubato la bacchetta, seguito la mappa sulle pagine che avevi preso a Pix e infine hai incontrato il tuo triste destino? Detto così sembra assurdo, ma sì. Comunque, perché ti interessa tanto quella vecchia bacchetta? Non interessa a me, ma a Ollivander. A me interessano le pagine. Forse sono nella grotta insieme alla bacchetta? Esatto. Ascolta, ho un'idea. Incontriamoci al limitare della foresta proibita. Sarei lieto di mostrarti dove trovarle. Posso immaginare come sei morto, ma chi ti ha fatto una cosa del genere? Stavo dando un'occhiata in giro quando all'improvviso ho sentito come una brezza fresca e poi, un giramento di testa. Non ricordo altro. Per cui, se è tua intenzione esplorare la caverna, fa attenzione. Non so a cosa, nello specifico, ma mi sembri una persona accorta. Guardati da ogni refolo d'aria.
Perché hai rubato la bacchetta di famiglia del signor Ollivander? Quella famiglia non faceva altro che dire quanto fosse speciale. Così l'ho presa. Come resistere? Peccato non sia servita a salvarmi il collo. Era mia intenzione restituirla, una volta saputo che il suo valore era puramente sentimentale, ma, come vedi, non ne ho avuto modo. Come si fa a rubare qualcosa a Pix? È un poltergeist. Non ho rubato quelle pagine dal suo corpo spettrale. Le ho solo trovate lungo la sua scia di distruzione. Sai, lui adora distruggere le cose. Libri, bottiglie, armature. Qualunque cosa possa creare caos attorno a lui. Dubito si sia accorto della loro mancanza. Se non c'è altro modo per trovare quelle pagine, ci vediamo là. Se non ti turba la vista del mio... scheletro decapitato, la bacchetta e le pagine sono tue. Una mappa. Non sembra collegata alle pagine mancanti. Meglio conservarla, comunque. Revelio! Lumos! Candele incantate. Chissà dove stanno andando. Sembra che le candele conducano dentro la foresta proibita. Il tesoro deve essere vicino. Magari per alcuni un picnic nella foresta proibita è un'idea romantica. Adoro andare a caccia di tesori. Leviosa! Revelio!
Comunque, pare che la maledizione mortale sia in dolore. Revelio! Mio cugino si è beccato una condanna a vita da scontare ad Azkaban per aver usato Imperius. Oh, così fa. Per usare una maledizione senza perdono devi essere detto. Revelio! 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 Un castello. Deve essere stato davvero imponente ai suoi tempi. Incendio! Incendio! Levioso! Accio! Revelio! Oh. 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 Accio! Levioso! Revelio! Accio! Incendio! Incendio! Revelio! Levioso! Revelio! Accio!
Revelio! Darò fine alla tua inutile vita. Revelio! Incendio! Proteggo! Faccio! Non è colpa mia se... Incendio! Revelio! Eccomi qui, come promesso. Salve di nuovo, Richard Cornacchia. Non mi sorprende vederti qui. Solo un corvo nero farebbe tutta questa strada nel nome della conoscenza. Ben detto. Allora che si fa adesso? Seguimi. Ti accompagnerò il più in là possibile. Ma confesso che gradirei non rivedere il luogo della mia dipartita. Tieni gli occhi aperti e cerca una vasca per uccelli. Quando la trovi, di Intramuros. È latino. O greco. Come puoi immaginare, non ascoltavo molto a lezione. Andiamo? Devo cercare qualcos'altro, oltre alla vasca per uccelli? Sì. Alcuni punti di riferimento. Un ponte di pietra, una cascata e, se ricordo bene, un lago. Mi sei stato molto utile. Grazie. È sorprendente Revelio. Quante cose mi stiano tornando alla mente, purtroppo. Sì. Sai una cosa? Più ci avviciniamo, più cose ricordo. Probabilmente è meglio che lasci fare a te.
Prosegui sul sentiero e vedi se riesci a trovare la vasca per uccelli. Adieu. Forse questo è latino. O è greco? Leviosa! Revelio! Incendio! Non mi resta che proseguire. Una risorsa molto utile la tua guida. Revelio! Revelio! Leviosa! Azzo! Revelio!
la cascata. Per essere un ladro, Cornacchia è incredibilmente di parola. Revelio! Ti ricordo che l'arma più potente di me. Ti dico solo una. Revelio! Questo posto ha un che di stranamente solenne. Creature maestose, i cervi. Eccolo, è proprio come l'aveva descritto Cornacchia. Incendio! Revelio! Intramuros. Così lontano da casa. Rangrock sapeva che alla fine ci avresti condotto a quello che stai nascondendo. All'attacco! Proteggo! È stato solo un colpo di fortuna! Levioso! Incendio! Accio! Avrò pace! Le piote! No! Accio! Incendio! Non c'è pericolo che tornino da Rarrock, direi. Ora vediamo dove mi ha condotto Cornacchia.